Fanciulli, buongiorno. Allora, finalmente rieccomi ritornata con un nuovo video. Sono felicissima di farvi l'unboxing del mio autoregalo per i miei 30 anni. Mi sono autoregalata in realtà per metà, perché ho fatto metà con i miei e hanno voluto contribuire a questo regalo. Volevo fare l'unboxing del Dyson Airwrap nuovo del 2000, versione 2022, che è uscita da veramente pochissimo, se non mi sbaglio a inizio maggio. Ta-da! Eccola qua. Io adesso non so voi cosa vediate. Eccola qui, penso che l'unboxing durerà una vita. Mettetevi comodi, prendetevi, non so, qualcosa di fresco perché ci sono 60 gradi, però ci tenevo a fare l'unboxing e farvi vedere insomma un pochettino il mio nuovo bambino. Allora, prima di farvi vedere il prodotto però volevo farvi un preambolo. Ovviamente questo non è un video sponsorizzazione perché magari mi avessero regalato o inviato il Dyson. Anzi, Dyson, qualora voleste collaborare con me, io sono super disponibile, i miei capelli pure. Quindi veramente, quando volete, io ci sono. A parte gli scherzi. Io in realtà era da tantissimo tempo che volevo provare il Dyson. E devo dire che uno dei miei parrucchieri, uno dei ragazzi che mi fa il colore, il ragazzo mi fa: ma guarda, se veramente vuoi provare il Dyson, vuoi vedere com'è, ma vai direttamente nei demo store, così fai la piega, vedi quanto ti dura e vedi se poi ne vale la pena di investire i soldi o meno. Ok, passa l'inverno, passa e ho avuto il Covid. Passa il tempo e ovviamente io non ci penso più. Fatto sta che a fine maggio decido a Milano di prenotare in Piazza Gaia Aulenti perché alla fine hanno aperto lì un demo store della Dyson, io non lo sapevo, è di fianco a Tesla e Replay, una cosa del genere. Comunque proprio in Piazza Gaia Aulenti per chi è di Milano e hanno aperto appunto questo demo store dove fondamentalmente quando entrate ci sono tutti veramente esposti tutti i prodotti della Dyson. E io, ignara di tutto, qualche giorno prima di prendere l'appuntamento, perché ovviamente vi conviene chiamare direttamente, prenotare insomma, una seduta di hairstylist lì, non so come si chiami di preciso, però dovete prenotare la seduta appunto per farvi acconciare i capelli, in cui vi spiegano il prodotto, eccetera, eccetera, eccetera. Chiamo, prenoto e vado dopo lavoro. Vado lì, però qualche giorno prima appunto avevo visto qualche video su YouTube. Vi linkerò i video che avevo visto prima di andare direttamente al demo store, perché ho visto soprattutto questo video di questa ragazza, perché ero indecisa se prendere la versione vecchia o la versione nuova. Io ovviamente ho preso appunto poi alla fine la versione nuova. Ho visto questo video di questa ragazza in cui faceva il confronto tra quello vecchio e quello nuovo, che non era una sponsorizzazione. Poi ho visto un po' i video di Ilaria Rodella, che appunto sponsorizzava il nuovo Dyson fondamentalmente, e quindi ho detto: ma sai cosa? Vado a vedere com'è il nuovo Dyson. Niente, io sono arrivata lì, gentilissime le ragazze, Marina, se mai guarderai questo video, perché poi abbiamo parlato un sacco ed è venuto fuori appunto del mio canale di YouTube, eccetera. Infatti lei mi fa: ah, ma quindi il tuo prossimo video sarà, cioè, la recensione sul Dyson, l'unboxing del Dyson, me lo dovrò aspettare il video. E comunque lei è stata veramente super carina perché mi ha veramente spiegato dalla A alla Z tutto di Dyson, tutto quanto. Mi ha lavato i capelli, mi ha fatto i boccoli, insomma, però mi ha spiegato veramente ogni accessorio, come funzionasse, come si agganciasse a tutta la macchina. Mi ha spiegato un po' tutta la storia di Dyson. E ovviamente ho provato la versione long e fatto sta che sfiga vuole. Che ovviamente io, bello, con i miei capelli tutti, oh mio Dio, bellissimi questi boccoli, wave, beach waves, eccetera, eccetera, però non c'era il colore che volevo, ma soprattutto non c'era proprio l'Airwrap nuovo, l'Airstyler del 2022, non c'era in store, cioè c'era la versione corta, la versione tipo quella lì piccolina per i capelli corti, ma c'era la versione long ordinabile e poi mi avevano detto che non si sapeva quando appunto sarebbe poi arrivata la versione blu rame, che poi era quella che io volevo. Però io mi ero me fatta mettere in lista. Chiamo dopo una settimana, 2 settimane, non mi ricordo più. Comunque, do poco dopo il mio compleanno, e mi dicono che ancora non c'è. Vado lì e dico: ma per caso c'è insomma la possibilità di accelerare i tempi, non so così cos'ha. La ragazza, tra l'altro una santa, mi dice: guarda, un mio consiglio, cioè, se vuoi veramente quello blu rame, aspetta, perché comunque sia, se per esempio tu magari ti prendi un'altra versione, un altro colore, e tu puoi fare il cambio fra 30 giorni, ma se fra 30 giorni non arriva ancora quello blu rame che vuoi, poi ovviamente tu non puoi più cambiarlo, perché io lo volevo avere, sto benedetto Dyson. Quindi
Comunque, aspetta, 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 aspetta. Poco dopo, no, aspetta, il giorno prima che mamma facesse la chemio, quindi era il 16 giugno, vedo online, perché io ogni sera da brava psicopatica andavo a vedere se c'era di nuovo lo stock online, ma ovviamente era tutto out of stock, c'era scritto proprio in giallo, in evidenziato, lampeggiante, c'era scritto che tutto sarebbe ritornato a luglio, comunque a inizio luglio. Comunque, quella sera lì vedo il preordine per il blu rame. Subito faccio il preordine perché ovviamente, cioè io aspettavo solo quello, il giorno dopo mi parte l'ordine. Il pasta al weekend, il lunedì mi arriva il Dyson. L'unica pecca di questo Dyson qui è che fondamentalmente arriva con il corriere UPS Apps, chiamatelo come volete, che è stato il corriere che mi ha fatto, mi ha causato questa cicatrice, tanto per fare pubblicità a questo corriere bellissimo, perché mi ha fatto cadere in moto, un motorino, anni fa, nel lontano 2016, e infatti non ho mai avuto un buon rapporto con loro. Ovviamente il pacco, io in attesa di questo pacco, perché comunque sia, ragazzi, non è che costa poco il prodotto, costa 549 euro e volevo che mi arrivasse a casa. C'era scritta la consegna prevista. Mamma, dove volete che vada, che c'ha un tumore al seno, era lì che aspettava a casa. Questo pacco non è mai arrivato. Fatto sta che per fortuna ho letto la mail di aggiornamento e che il pacco era stato consegnato all'edicola più vicina. Vabbè, fatto sta che poi sono andata all'edicola a pigliare sto pacco e finalmente ho avuto in mano il Dyson. La sera stessa l'ho provato, l'ho aperto, non ho fatto proprio l'unboxing reale, però ci tenevo a farvi questa sorta di unboxing e farvi vedere insomma tutto quello che c'è qua dentro. Il tutto arriva dentro questa bellissima confezione blu rame. Io volevo, pretendevo questo colore qui, che secondo me è uno dei più belli. Poi a me questo blu navy piace tantissimo, uno dei miei colori preferiti, che per fortuna fa parte della mia palette. E niente, insomma, ci tenevo a farvelo vedere. Allora, all'interno troviamo ovviamente il macchinario, che è questo qui. Eccolo qua, guardate che bello. Ecco qui il macchinario, con scritto appunto qui il logo di Dyson. Qui c'è l'accensore, mamma mia, con questo dito terribile, il medio non posso mostrarvelo, aspettate, cambio mano. Qua c'è il tasto appunto di accensione, qui c'è la potenza e qua c'è il calore, ci sono due modalità di calore e una che è blu fredda. Comunque sia, poi dopo vi faccio veramente i close-up e vi faccio vedere tutto per bene. Cioè, questo è il colore secondo me migliore. Tra l'altro è abbastanza introvabile perché va subito out of stock. Cioè, è una roba incredibile, ma veramente va subito out of stock. Questa è la presa, ovviamente. E vi conviene prendere l'adattatore per la presa. La novità di Dyson, che è appunto questo qui, ed è il phon, fondamentalmente. Questo si aggancia semplicemente così. Tac. E si sgancia così. Aiuto. Ok. Tutti gli accessori si agganciano così. Ok, vista così, questo marchingegno sembra un'accetta. Devo dire che asciuga benissimo i capelli. Qua c'è l'asciuga appunto capelli. E poi se voi girate c'è la modalità per levare i baby hair. Ok, che voi fate così. E vi leva pure i baby hair, asciuga veramente in fretta. E io, credetemi, ho tanti capelli e i miei capelli si impregnano tantissimo di acqua, però devo dire che io inizio ovviamente ad utilizzare i coni, le spazzole, eccetera, da umidi, ma ci mette veramente 5-6 minuti ad asciugarmeli. Cioè, veramente, veramente il getto è molto molto potente. E non so come fosse quello vecchio, però dalle varie recensioni, appunto, vedevo che era proprio diversa, hanno creato appunto questo update, ecco, diciamo così. Veniamo ai coni, ovviamente, che io ho già provato. Allora, quando ho fatto la prova, avevo provato questo qui da 30 mm e questo qui è quello da 40. Devo dire che per il mio tipo di capello, quello da 30 mm è il migliore. La novità di Dyson di quest'anno è che ovviamente voi quando andate a in base al lato voi
mettete la freccina, vedete che c'è il cambio, vi dovete mettere davanti allo specchio e guardate direttamente lo specchio. Quindi se volete fare la parte destra, girate questo cosino qua a destra e viceversa a sinistra. È bellissimo anche l'effetto se volete questo mosso indefinito, tipo come sono i miei capelli adesso, io li ho fatti con questo qua più grande perché volevo provarlo. Però devo dire che se volete i boccoli un po' più definiti, soprattutto perché i miei capelli sono molto lisci, io di solito uso il 30 mm. Se volete questo effetto un po' così sbarazzino, 40 mm. Veniamo alle spazzole. Allora, questa qui è la spazzolina numero 1 ed è appunto questa spazzola che tra l'altro è super basculante, molto più delicata questa con appunto i pallini, devo dire. E anche questa l'ho già utilizzata, cioè li ho utilizzati veramente tutti, però tra questa qui e questa preferisco questa perché mi liscia veramente molto, ma molto di più i capelli questa qui. Cioè, veramente questa qui è fenomenale. Mi piace tantissimo, devo dire. E comunque il capello viene bello, bello liscio, cioè come se fosse piastrato. E io, voi direte, vabbè, ma tesoro, tu hai già i capelli lisci. Sì, è vero, effettivamente sì. Però quando li asciugo col phon, io già mi faccio tutta la messa in piega se li voglio lisci. E credetemi, i miei vengono più lisci dei lisci, che già i miei sono lisci. Però l'effetto mi piace tantissimo. Poi con appunto utilizzo l'altro, quello lì per i baby hair, cioè è come se io veramente avessi utilizzato la piastra, ma non li ho rovinati. L'ultima cosa che anche questa ho utilizzato è questa spazzola qua in metallo, dove però siete voi che dovete fare proprio il movimento. Quindi è una spazzola, è la classica spazzola che voi trovate dal parrucchiere, no? Quando vi fa anche i boccoli, loro sanno fare anche i boccoli con questa. Io ovviamente non mi metterei mai a fare i boccoli con questa perché finisco fra 365 giorni, però di solito io prendo questa parte qua dei miei capelli che vedete che è un po' più mossina così e di solito creo un po' di volume, ecco, fondamentalmente con queste ciocche un po' più corte davanti. Ho richiesto proprio il taglio così, molto più scalato e molto più corto davanti, per far sì che ci fosse più movimento, soprattutto nel momento in cui faccio le onde, perché poi secondo me il colore con i capelli scalati, non lo so, rende un po' di più. E devo dire che questa è anche utilissima, cioè non pensavo di poterla usare, l'avevo scartata a priori, però l'altra sera mi sono messa ed effettivamente, cioè, non è malaccio, funziona. Ok, vi ho fatto l'unboxing. Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, soprattutto per chi magari ha intenzione di comprare il Dyson. Il mio grandissimo consiglio è di andare in negozio e provarlo. Provatelo perché se ovviamente avete intenzione di acquistarlo, la piega voi non la pagate. Io quella volta lì non l'ho pagata perché avevo intenzione di acquistarlo, mi ero fatta mettere in lista, ma poi alla fine, a parte che non mi hanno più chiamato e appena ho visto il preordine su internet, l'ho ordinato e adesso ce l'ho. Però appunto se invece magari non avete ancora intenzione di comprarlo, eccetera, so che la piega costa sui 40 euro, dovrebbe costare. Ma secondo me tanto vale spendere 40 euro che investire in 549 euro, che poi magari il prodotto non vi piace. È vero che lo potete restituire, che sia che lo comprate online che sul sito, se non mi sbaglio, sul sito siete rimborsabili al 100%. L'unica cosa è che dal vivo, se andate in negozio, se non mi sbaglio, lo potete cambiare, però non so se potete restituirlo. Su questa cosa ho un dubbio un attimino, perché alcuni ragazzi su Instagram mi hanno detto che acquistarlo sul sito potete essere rimborsati al 100% qualora il prodotto entro 30 giorni voi lo vogliate restituire, invece in negozio non lo so, però penso di sì perché, cioè, voglio dire, se si può cambiare, cioè, voglio dire, se si può cambiare perché non si può restituire, non lo so, non lo so, voglio fare almeno tre puntate. Questa è la prima, poi vi faccio vedere il boccolo e vi faccio poi vedere il capello liscio, così ve lo faccio mai vedere anche in azione, e che secondo me ne vale la pena. Però ci tenevo a fare l'unboxing di questo mega regalo che mi sono fatta io e insomma che mi hanno anche fatto i miei genitori per i miei 30. E niente, insomma, quindi per me è un prodotto ovviamente che sul mio tipo di capello, che nonostante sia molto liscio e abbastanza spesso il mio capello, funziona. Io non mi aspettavo di farmi fare la piega da Dyson e che mi durasse più di 2 giorni. Mi è durata 3 giorni finché poi dopo ho lavato i capelli perché ero sudata a marcia, ma nonostante fossi sudata a marcia, il boccolo mi era rimasto. Valutate veramente voi se fare questo investimento, quindi siate sicuri al 100% secondo me prima di investire su un prodotto del genere. Su di me
è andata bene e quindi alla fine ho deciso di comprarlo. Fanciulli, niente, io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto e soprattutto che sia stato utile per chi aveva magari era intenzionato a comprarlo e se magari abbiamo i capelli simili, se potete farvi un'idea, però l'idea al 100% ve la potete fare nel momento in cui la provate. Le ragazze lì sono carinissime, vi fanno la piega e vi fanno anche provare. Voi non uscite dal salone se non avete provato almeno 4 volte ho provato io a farmi i boccoli. Infatti la ragazza mi fa: "Wow, però sei brava a farti", perché all'inizio c'è tutta una tecnica. Io mi sentivo un po' impedita, però alla fine sono riuscita a farmi gli stessi boccoli. Quindi, insomma, questo è quanto. Quindi, sperando che questo video vi sia piaciuto, vi invito a mettere like e ad iscrivervi al canale, ovviamente, se avete piacere, e noi sicuramente ci vediamo in un prossimo video. Cheers.